La neve non spaventa i paesi dell'Aquilano. Nonostante il maltempo sia arrivato puntuale alle prime ore del mattino e nonostante le previsioni meteo annuncino ancora abbondanti nevicate nelle prossime 24 ore, anche a quote molto basse, fino a 200 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote collinari e montane, nei comuni dell'Alta Valle della Ternio e ai piedi del Gran Sasso tutto sembra sotto controllo. Scuole aperte e COC, centri operativi comunali per le emergenze, attivi quasi ovunque. Il coro dei sindaci è unanime: niente paura, siamo abituati alla neve. E così a Campotosto, uno dei comuni che più soffre, insieme anche a Montereale, le conseguenze, come dicono ironicamente i sindaci, della non ricostruzione, la popolazione si è svegliata con 60 centimetri di neve, che a causa del vento si accumula facilmente in alcuni punti, complicando la viabilità. Il sindaco Luigi Cannavicci però assicura che tutto resta sotto controllo con i mezzi comunali e della Protezione Civile Nazione sin dalle 5:30. La neve ha reso necessario sospendere i puntellamenti per la messa in sicurezza delle abitazioni pericolanti, quelle danneggiate addirittura dal terremoto di 2 anni fa. A Castel del Monte sta nevicando, ma la situazione è tranquilla nonostante ci siano 80 centimetri di neve che, dice il sindaco Luciano Mucciante, non spaventano la gente di montagna. Mucciante spiega di avere in azione due spazzaneve che hanno pulito la strada fino a Calascio. Inaccessibili per il momento, data la nevicata, le piste di fondo a Fonte Vetica per l'ondata di maltempo, ma la strada regionale 17, assicura il sindaco, è stata pulita e aperta proprio questa settimana. A dare una grossa mano per la gestione della neve sono i migranti dello SPRAR, 14 ragazzi che hanno permesso di pulire insieme ai volontari della Protezione Civile anche le strade più interne di tutto il paese. Siamo abituati e ben organizzati, dice il sindaco, che può contare su due turbine per ripulire le strade del centro storico, due spazzaneve con spargisale e un battipista per le criticità. Situazione tranquilla nonostante la bufera anche a Santo Stefano di Sessanio, a Rocca di Cambio e a Capitignano. A Montereale è il ghiaccio a spaventare. L'abbassamento delle temperature al tramonto crea delle vere e proprie lastre scivolose. Questa mattina l'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo lungo la strada regionale 471 che collega Montereale al Lazio ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri della stazione locale. Il problema, spiega il sindaco Massimiliano Giorgi, è che la provincia dell'Aquila non ha ancora portato il sale nel deposito del comune e si è costretta a rifornirsi nella frazione lontana di Teora, con tempi che si allungano e minore efficienza.